applauso del pubblico e della musica a tutta la giuria di Cosplay Comics and Games Cosplay Contest. Venite, venite, salite tutta la giuria sul palco, tutta la giuria sul palco, fateglielo sentire l'applauso e non starli fermo, dai! Gianluca Sanchez-Palletta, Michele Costagnola, Alessio Mannino, Daniela Serena-Majorana, Aura Muccio e Elena Aldello. Bene, ci siamo. Eccoli qua, che belli. Maurizio. Luca. Oh. Luca. Il presidente della giuria deve dire una cosa, microfonami. Arriva il microfono. Gianluca Satiro. Ah. Presidente. Prova. Sì, allora, ci siamo ritirati per scegliere il miglior cosplay di questa splendida manifestazione ed è stata ovviamente una scelta molto difficile, discussa, e abbiamo litigato, è stato un bel momento di confronto, però io volevo chiedere una cosa al pubblico importante, non importa Cribbio, il premio, nel senso che tu puoi dare qualunque cosa ti paia un cosplay, ma comunque il giudizio, siamo esseri umani, è un giudizio umano. Il vero premio di ogni cosplayer, e voi l'avete visto oggi, è quello che porta su palco davanti a voi. È un premio fatto di passione, è un premio fatto di creatività, è un premio fatto di coesione con gli altri cosplayer, e quello nessun premio potrà mai ripagarlo. Quindi un applauso a tutti i cosplayer che hanno partecipato a questa gara. Prima però di premiare il cosplayer, Maurizio, io approfitto per fare anche le premiazioni di un altro grande concorso, ma non sarei io a spiegarvi di cosa si tratta, non saremo noi a premiarvi, perché invito sul palco Sergio Luzzo, che abbiamo presentato prima, che si occuperà del premio Balloon d'Oro 2011! Buonasera a tutti! Grazie a tutti ragazzi, siete tantissimi! Sergio, quando vuoi. Allora, questo è l'unico momento in cui salirò su questo palco, quindi vi devo fare una piccola sorpresa. Non vi faccio perdere tempo. Vi dovete permettere di ringraziare, oltre questo splendido pubblico, Simone Lentini, Aura Nuccio, Alessio Mannino e Michele Costaiola, sono loro, li vedete, 1, 2, 3, e Simone in giro perché questa manifestazione altrimenti non va avanti. Queste quattro persone hanno inventato Cospledia, queste quattro persone avevano un sogno, queste quattro persone hanno lavorato 2 anni per mandare avanti questa manifestazione, queste quattro persone, nel bene, nel male, nella buona e nella cattiva sorte, hanno deciso di affidarmi quest'anno questo incarico. Io vedo qua tutto pieno, grazie ragazzi, grazie. Bene, velocissimamente andiamo a premiare il Balloon d'Oro, il concorso che ha visto partecipi ragazzi da tutti i licei artistici della Sicilia. E come funziona il Balloon d'Oro è semplice, 3 entità diverse, il liceo artistico Damiani Almeida che si è fatto grandi, che si è fatto da promotore dell'evento con il professore Carmelino Locurto, che salutiamo, che non è qui con noi. Poi Shockdom Edizioni, Lucio Staiano, l'editore, è stato qui con noi in questi giorni. È la scuola del fumetto, invito i responsabili della scuola del fumetto a raggiungerci immediatamente dietro palco, hanno assegnato il primo Balloon d'Oro, ma ognuna di queste realtà ha assegnato anche un premio aggiuntivo, un premio reale. E allora intanto chiamo sul palco in rappresentanza della Shockdom Edizioni gli artisti Aldo e Plunk, un applauso. Daranno il premio a nome della
Shock Foam Edizioni, che consiste in una vetrina pubblicitaria. Aldo, riesci a sintetizzare? Anzi, prima diciamo il nome di chi vince, così ha il modo di salire qui sul palco, poi spieghiamo. Allora, innanzitutto la vincitrice è Elisa Bisignano. Elisa, fatti vedere, raggiungici sul palco che ti aspettiamo. In sintesi, il premio che Shock Foam dà a questa giovane aspirante fumettista è una vetrina appunto sul nostro portale, che è il portale di webcomics più importante in Italia, che fa milioni appunto di visite mensili, di pagine viste mensili, quindi una ribalta importantissima nell'ambito appunto del fumetto digitale. È un banner appunto che ricorderà e che metterà in evidenza su tutte le pagine di Shock Foam, quindi su tutti i blog a fumetti che noi abbiamo, relativo appunto alla vincitrice, all'opera ovviamente vincitrice del nostro premio. Allora, Elisa Bisignano, se ci sei, raggiungici dietro al palco da questa parte. C'è Elisa? Elisa Bisignano? Un cenno? Bene, andiamo avanti. Allora, vorrei invitare qui sul palco anche i rappresentanti della Scuola del Fumetto di Palermo. C'è qualcuno almeno? Non ci sono neanche loro? No? Nulla? Perfetto, allora andiamo avanti. Comunque, accendo, il premio della Scuola del Fumetto è una borsa di studio presso la Scuola del Fumetto. Nel caso comunque le persone che hanno vinto hanno lasciato i loro dati e verranno quindi contattati e verrà loro consegnato il premio direttamente a casa. A questo punto concluderei velocemente invitando Montone Pecoragnello, in rappresentanza del Liceo Artistico Statale Benedetto Croce, Liceo Artistico Damiani Almeida, perdonatemi. Come dicevo, il professore Carmelo Locurto, che ha portato avanti il progetto, non è presente, e so che Silvia in arte Montone Pecoragnello ha una dichiarazione da leggere da parte di Carmelo Locurto in base alla premiazione. Sì, salve a tutti intanto. Dunque, il Liceo Artistico Statale Giuseppe Damiano Almeida di Palermo, lieto di aver collaborato alla realizzazione del concorso Balloon d'Oro, indetto dal Comitato Organizzativo Cosplaydia 2011, si compiace del successo dell'iniziativa e dell'ottimo livello delle proposte pervenute dalle diverse scuole di indirizzo artistico siciliane, e dichiara, attraverso il proprio rappresentante di giuria, di aver scelto tra tutti gli altri lavori pervenuti quello di Elisa Bisignano, che per il segno già maturo e personale, per l'idea di base sviluppata fino alle estreme conseguenze, per la carica satirica dissacrante che contrasta in modo surreale e contraddittorio con lo stile che richiama i fidanzatini di Penè, ha dimostrato di essere un'artista completa, già pronta per lanciarsi nel mondo della non arte. Professore Carmelo Locurto. Quindi vince il primo Balloon d'Oro Elisa Bisignano, che non c'è. Bene, vi ringrazio e lascio la parola ai due migliori presentatori di Cosplaydia Comics and Games. Eccolo qua. Ci siamo, grazie al Balloon d'Oro. E allora andiamo avanti. Perdonatemi, la voce mi sta abbandonando anche a me.
Iniziamo con i premi degli sponsor e partiamo subito. Io pregherei tutti quanti i cosplayer di avvicinarvi quanto più possibile, così magari se un premiato si trova lì in fondo non deve fare la Salerno-Reggio Calabria per raggiungerci qui. Anche perché siamo in Sicilia. Appunto, se stanno a Salerno è lunga poi. Quindi, se gentilmente tutti quanti i cosplayer si possono avvicinare. Poi Maurizio, io voglio chiedere una cortesia a tutti quanti i cosplayer. Mi sentite? Se mi sentite, alla fine delle premiazioni, piano piano, senza correre, senza abbassarvi, salite sul palco, perché vi vogliamo regalare una piccola emozione. E allora, partiamo subito con il premio Love Believer. Si aggiudica questo premio i numeri 37, il gruppo di Sailor Moon, quartetto più Milena. Dove sono? Il gruppo di Sailor Moon 37. Sailor Moon 37, se ci sei batti un colpo. Venite, fate il giro velocemente. Arrivano. No time for losers, cause we are the champion. Possiamo riaccendere per favore le luci in fondo alla passerella? Ok. E adesso Maurizio. Luca. Eccoli là. Eccole! Il premio, dov'è il premio? Dov'è il premio per le ragazze? Dov'è il premio? Sì. E mentre sale il premio, eccolo che arriva! Ah, ecco, mancava l'ultima! Il cesto di Natale! Questo è sto a sorpresa, appena di base! Fatemi vedere tutti quanti! C'è anche un'altra! Avvicinatevi ragazzi, prima sulla X! Ferme qui! E poi non scendete, rimanete con noi qui sul palco vicino alla giuria. Andiamo avanti Maurizio con il prossimo vincitore. Avanti col prossimo premio. La stella della Anton. Se lo aggiudica il numero 36 sfilata Attarus. Attarus, dove sei? Applauso, dov'è l'applauso? Sono i vincitori. Attarus, che non lo conosce, super Attarus. E allora arriva Attarus, sta arrivando, premio anche per lui e ci prepariamo per il prossimo premio, che è il premio Palermo in cosplay. Dove Attarus, se ci sei, eccolo lì, eccolo disattarusizzato Attarus con il casco in rappresentanza del costume. Riceve una stella e il dizionario dei cartoni animati. Rimani pure con noi Valerio, sfuma un po' la musica e ci prepariamo per il premio Palermo in cosplay. Se la giudica il numero 18, si monta Gurren Lagann! Applauso per Simon Gurren Lagann! Dov'è? Premio Palermo in cosplay, non c'è bisogno che sali con il catafalco! Sali solo tu per favore! Il trofeo Palermo in cosplay, il logo, la P! La P! Di Palermo! E Palermo! Eccolo. Palermo! Premio Alessio Mannino. Complimenti a Simon. Rimani pure qui con noi, non andar via. E quindi direi di passare al premio successivo. The next one. Ovvero quello offerto da Playhouse. Aspetta, stop a tutto, fermo. Che c'è? C'è lui che te ne fa la foto? E beh, mica da fastidio l'audio. Non si sente nella foto. Quella foto? Ok. Grazie Simone. No, se no si sentiva la voce mia nella foto. È vero, veniva. Dai, vai avanti. Cosa sei pazzo? Dicevo, il premio Playhouse viene vinto dalla numero 43 Santa Lucia da Dantes in Inferno. Occhio. Cosa
Stiamo a fare il video, devi rimanere qua, poi. Mi piace camminare, spaziare. Il palco è mio amico. Dov'è Santa Lucia? Premio Playhouse. Videogioco di Assassin's Creed Brotherhood for On the World. Eccola. E intanto ci prepariamo per il premio Lanterna Magica. Santa Lucia, non vedeva l'ora di vincere. E il premio Lanterna Magica se la giudica la numero 33, Alexia Dice Sanctuary. Alexia, lo fate vedere. Julian, we are the champion, yeah. Dov'è? Lorenzo, sono davvero tanti i premi di questa sera. Sono tantissimi, questa cosa che fa il cane che si mangia il microfono. E allora ecco Alexia viene avanti, che i nostri fotografi con un click ti catturano l'anima sulla loro scheda di memoria. E intanto vado a chiamare il prossimo premio. Vai. Il premio Animanda viene vinto al numero 6, Shaman King. Un microfono, mi chiedo un microfono. Hanno detto che devono dare anche un altro premio. Quale altro premio? Il Super Animanga Quiz 2011. Super Animanga Quiz. Date il premio al gruppo di Shaman King. Ragazzi, fatevi vedere. Prego. Date pure. E ditelo al microfono, se no sembra. Inoltre premiamo anche il qui presente conduttore Maurizio. E la sua squadra. E la sua squadra che venerdì ha partecipato e vinto al Animanga Quiz. No! Super esperto! Sono pura nera! Io sono un pesantissimo nerd che voi non potete immaginare. Sapevo che il Techman si trasforma in 37 minuti e 33 secondi. Rimanete sul palco. Tutti qui, rimanete, non andate via, rimanete sul palco. Tutti rimanete qui sul palco, lo sovrapporre sulla scaletta. Tutti andiamo qui avanti con le menzioni speciali. La prima menzione speciale va al numero 73, il gruppo di Link! Legend of Zelda! Premia Aura Nuccio con le medaglie di cosplay da Comics and Games. Eccoli che arrivano i Link. E mentre premia Link vengono premiati, noi andiamo avanti con la prossima menzione speciale. Yeah, andiamo avanti, fatevi fotografare. Che viene data ai numeri 19 da Rapunzel. Dove sono Green Rider e Rapunzel? Stanno arrivando, ci sono, stanno arrivando. Eccoli ragazzi, Rapunzel e Rapunzel. Prendete le medaglie della nostra Elena Aiello. E intanto ci prepariamo per la prossima menzione speciale. Se la giudica la numero 14, Cristina Aguilera da Burlesque. Dov'è la Cristina Aguilera di Burlesque? Cristina, eccola! Sta arrivando! Sta arrivando Cristina! No time for losers, we are the champion qui a Cosplay Comics and Games 2011. E mentre si
fa fotografare. Vieni Cristina, vieni avanti. Il nostro fotografo ufficiale, noi andiamo avanti con il premio speciale Cosplay. Questa premia Camilla delle vesti dell'eroina di Cosplay, Len. E quindi il premio viene assegnato al tuo 29 Ion. Sono il numero 29 Arion, eccoli belli come il sole, belli come il sole. Laura e Fabrizio, fatevi fotografare. Grazie Camilla. E andiamo avanti con il premio web. Perché dovete sapere che mentre in streaming ci seguivano, mentre in streaming ci seguivano, hanno votato il loro premio. Cioè c'era una chat, 60 persone ci hanno seguito in streaming, hanno sentito il vostro calore e le nostre scemate e hanno fatto e hanno dato il loro premio al loro preferito. Quale altra fiera ha il premio web? E il premio web questa sera se la giudica la numero 11 Yuri da Street Fighter 4. Di Taekwondo che riceve il premio dalla madrina Daniela Majorana Selen. We are the champion, continua questa canzone splendida. Passiamo al premio, adesso i premi cominciano a farsi tosti. Andiamo al premio miglior videogioco che viene vinto da World of Warcraft, Valentina e Giovanni, numeri 40. Miglior videogioco, magliette, cosplay, dizionari, cartoni animati, medaglie, eccolo. Senza ali e senza gola, ma lui ha gli occhiali, è bellissimo, è veramente fantastico, sembra bestia che ti stendo, è mistica. Grazie ragazzi, bravi, cambiali poi i jeans prima di andare a cena e rimanete sul palco, non andate via. Ragazzi, non andate via. Giovanni, Valentini, rimanete sul palco. No, sì, premio fantasy, premio fantasy. Si aggiudica il premio fantasy la coppia numero 4 da World of Warcraft, Leandro e Irene! E anche per loro premio fantasy, grande coppia da questo splendido videogioco che è World of Warcraft. Ci piace perché è online. Ormai se la cosa non è online non ci piace più. Eccoli! Con martello e testa staccata. Complimenti ragazzi, foto di rito, no, il fotografo si chiama Matteo. Ok, foto di Matteo, foto di Matteo. Bene, rimanete con noi mentre noi andiamo avanti. Oh, d'accordo. Un premio che amo particolarmente. Qualo? Il premio interpretazione. Sì, sì, sì. Viene assegnato al gruppo interpretativo numero 2 da Lineage 2. Miglior interpretazione, grande, grande interpretazione. Bravi. Bravi. Lei è quella che ha fatto perdere la tua squadra un gioco di Tu mi hai fatto perdere la squadra. E allora andiamo avanti adesso con la prossima categoria.
che il premio originalità. Premio originalità. Salgono sul palco i numeri 21, Excel Saga! Dove sono? Excel Saga! Dove siete? Eccoli! Eccoli che arrivano! Esauriti ragazzi, stanno proprio bene. Mentre si fanno una foto dal fotografo ufficiale Matteo, andiamo avanti con il prossimo premio. Con il prossimo premio simpatia. Il premio simpatia che viene vinto dai numeri 16 da Masca. Più bambino vince sempre. Premia Michele Costagnola, presidente di Palermo in cosplay, con una bellissima fascia, con una giallo che era in testa. Ecco che arrivano tutti. Così. Rimanete con noi sul palco e andiamo avanti. Prossimo premio, eccolo lì, prossimo premio, miglior accessorio, se lo giudica il numero 83, Itsugaya da Bleach! Premia Daniela Maiorano, sarà madrina di questa edizione 2011. Dove sono? Dove sei? Itsugaya! Itsugaya, Itsugaya! Itsugaya, ci sei? C'è Itsugaya? E subito dopo andremo avanti con il miglior gruppo! Itsugaya! Itsugaya, Itsugaya! Dov'è Itsugaya? Non lo troviamo! E intanto andiamo avanti e prendiamo il miglior gruppo, appena arriva Itsugaya lo prendiamo! Lo troveremo e se non lo troveremo lo troveromolo! Guarda tutte le mani a fare. Veloce, veloce, andiamo avanti. Dai che i tempi stringono, abbiamo un grande concerto subito dopo. Gruppo! Miglior gruppo, guarda tutto. Miglior gruppo vince il numero 6, Shaman King! Erano già qui! Ricordiamo che i premi degli sponsor sono premi a parte che non dà la giuria cosplay, ma ogni sponsor giuria, se lo sceglie. E la giuria non conosce, sono premi separati. Quindi i premi sponsor non sono contemplati come premi dati dai nostri giurati. Yes! E andiamo avanti adesso con la miglior coppia. Itsugaya, Itsugaya, il miglior accessorio, applauso anche per lui che ci ha raggiunti sul, ci ha raggiunto sul palco. Fatti vedere bene, bravo, bravo, grazie. Al numero 83 passiamo alla coppia. No, bravo a lui, capito, il numero 83 è questo. Se la giudica la coppia numero 39, Laura e Fabrizio con Albon! Ed erano già qui! Sempre per lo stesso concetto di prima. E la giuria non conosce i premi degli sponsor, ovviamente. Applauso anche per loro, ma voglio sentire il vostro calore che vi contraddistingue, popolo di Palermo e non solo. E andiamo avanti con il miglior costume femminile. Yes. Se lo aggiudica la numero 38, Astaroshi Trinity. Dov'è? Trinity Blood. Blood. No, la numero 38, Astaroth! Dove è scritto Astaroth? Dove è scritto Astaroth?
feroce. Il numero 38, dove sei? Eccola! Eccola, la numero 38! Tastarotto, Trinity Club! Tastarotto! Costa Roscio, io non l'avevo capito! E il miglior costume maschile se la giudica il numero 17, Luca Saccada, Monster Hunter! Ce l'abbiamo? O è tornato a Roma? Ce l'abbiamo ancora? È tornato a Roma? Non c'è! È tornato a Roma perché aveva l'aereo. La prende Michele e gliela consegnerà. E allora, Maurizio, io faccio il penultimo, però tu fai l'ultimo. Va bene. Ti odio, ma va bene. Come rappresentante anche di Cartoomix, il premio Cosplay City, che si aggiudicherà quindi la possibilità di arrivare a Milano e rappresentare Palermo nella finalissima per la Yamato Cosplay Cup. Esatto. E magari chissà, potrebbe anche diventare la vincitrice e andare in Brasile, non possiamo saperlo, lo scopriremo a marzo. E la rappresentante di Cosplaydia per la Yamato Cup Italia se la giudica la numero 39, Samuela Lady Bashi! Da World of Warcraft! Dove sei, Samuela? Ti chiedo se posso premiare io come unico rappresentante di Cosplay City! No, è ancora vestita! Sei fantastica! Questo è cosplay! È sofferenza! Samuela, dopo questo premio ti aspettiamo a Milano, poi ti contatteremo per come funzionerà questo premio. Sarei libera di riportare o questo costume o qualunque altro costume perché sappiamo qual è il tuo livello e siamo sicuri che farai fare una splendida figura alla Sicilia! Brava, Cartoonix 16, 17 e 18 marzo 2012. Fantastico. E adesso somiglianza al personaggio. Tutte le varie caratteristiche del cosplay vengono racchiuse in questo premio Over the Top. Ed è quindi che con un rullo di tamburi e tutta la vostra energia chiamo Over the Top 2011, il numero 10, Francesco Sansanarino! The Berserk! Grazie! The Berserk! Con la testa di Grubus! Francesco! Ora, complimenti! Sì, Francesco! Purtroppo la Verde Top Center non può essere qui a passarti lo scettro! Perché sarà a Roma e a Roma! Lo facciamo! E allora con tutta la nostra energia! Acclamiamo l'Over the Top 2011! Maurizio, è giunto il momento di salutarci perché dobbiamo lasciare il palco a due grandi artisti che si presentano da soli e non hanno bisogno di noi. Io vi chiedo una cosa però, prima di salutarci vi vogliamo regalare una piccolissima e brevissima emozione, perché le emozioni che voi ci regalate a me e Maurizio su questo palco è difficile ritrovarle in giro, quindi siamo noi adesso che vi facciamo un applauso per voi, grazie.
Maurizio Merluzzo! Luca Panzieri! E allora aspettate, perché vedete come ci stiamo abbracciando noi? Io vi chiedo una cosa, chiudetevi e abbracciatevi tutti. Abbracciatevi tutti. Venite qua, abbracciatevi tutti, perché facciamo questa piccola cosa. Adesso, da adesso in poi, io e Maurizio non diremo più neanche una parola al microfono. Venite sul palco anche voi, ascoltate le parole di questa canzone, perché ve la vogliamo dedicare, perché magari nella vita ci sono tanti problemi, tante difficoltà, e la gente durante le gare cosplay si ammazza per vincere, e lo spirito che c'è in questa fiera di divertimento, di gioco, è difficile ritrovarlo in giro, di puro spirito di divertimento. E allora noi adesso staremo zitti e vi facciamo... Mi abbasso un po' le luci, mi crei un po' di atmosfera? Abbassami un po' le luci, abbassami, mettimi qualcosa di blu dalla cabina suono. Abbassami questi fanali qua sopra, creami qualcosa di colorato. Spegni queste luci. Va bene, perfetto, ok, bella, così ci piace. Le accendiamo dopo. Valerio, quando vuoi, fammi partire questa canzone. Ci sono momenti che passano in fretta, e il tempo che vola sta di segreto. Ci sono momenti che pensi alla vita, il volume al massimo adesso. Con il cuore, con la passione, con gli applausi, con cosa avete regalato. Abbassami un po' la musica, Valerio. Dai che le luci mi fanno lagrimare gli occhi. Le luci sono. Guarda che roba. Noi vi ringraziamo con tutto il cuore. Vi diamo arrivederci e appuntamento su questo palco, che l'anno prossimo sarà ancora più grande. Cosplaya Comics and Games 2012! Grazie! Sarò più bene!